Qui noi oggi siamo per esprimere il nostro cordoglio commosso per la vicenda di questa giovane ragazza che ha trovato la morte dopo una violenza, quindi nel modo forse più terribile. Siamo qui per esprimere il nostro cordoglio, per ascoltare le voci degli abitanti di questo quartiere che già avevano denunciato la situazione di degrado e per dire che noi saremo sempre dalla parte, non importa che colore abbia, di amministratori o governi che vogliono realmente risolvere i problemi. Siamo qui per denunciare che ci sono più parti di Roma che sono a volte nel degrado e il degrado spesso porta poi all'insicurezza. Siamo qui per dire che non si risolve tutto con l'ordine pubblico, anche se chi ha l'ordine pubblico in mano in questo momento più che fare passerelle si deve occupare di risolvere i problemi. Ma che situazioni come queste in città si risolvono anche rigenerando, ristrutturando, estirpando il degrado da luoghi abbandonati e ricreando una connessione col tessuto del sociale che c'è qui in quartieri come questo. Da mesi ormai le realtà territoriali, i cittadini, i comitati di quartiere, il PD del territorio, il PD del municipio, il PD di Roma e la giunta di questo municipio che è a guida di centrosinistra hanno fatto numerosissime denunce esattamente su questa strada, su via dei Lucani, su questi stabili abbandonati per denunciare lo stato della situazione al sindaco Raggi, al prefetto e nulla è accaduto per lunghissimi mesi. È incredibile che in Italia e a Roma ci voglia la tragedia quotidiana, il bus in fiamme, l'allagamento delle strade, gli incidenti in metropolitana o una tragedia come questa per accorgerci che questa città è ormai da anni in uno stato di abbandono. Non è il giorno delle polemiche.